Bentrovati a Password, il magazine di informazione del Consiglio Provinciale. Primo argomento di questa puntata, le automobili ecologiche. Difficile immaginare un futuro di mezzi esclusivamente di questo tipo. Tuttavia ci sarebbero dei validi motivi per pensarci fin da subito. Nel frattempo, se ne volete acquistare una, sarete incentivati. 40 anni, tanto potrebbero ancora durare le risorse petrolifere sulla Terra. La stima, tuttavia, è viziata in eccesso perché non tiene conto di alcuni aspetti come la variabilità della produzione e dei costi di estrazione. Cosa potrebbe succedere, poi, se i paesi in via di sviluppo cominciassero ad utilizzare questa risorsa allo stesso modo dei paesi industrializzati? La morale appare chiara. Dobbiamo darci una regolata e incrementare l'utilizzo dei mezzi ecocompatibili, se non per una questione di rispetto dell'ambiente e della nostra salute, per abituarci ad un futuro senza petrolio. L'industria non è ancora arrivata a produrre e a proporre le autovetture completamente elettriche, visti gli elevati costi di immagazzinamento dell'energia a bordo, voglio dire le pile, le batterie, e naturalmente vista anche l'affidabilità di questi sistemi. Perciò, nell'attesa di avere delle vetture elettriche che abbiano delle batterie che riescono ad immagazzinare corrente per offrire un'autonomia completa, il mercato stesso si è orientato sulle cosiddette ibride, vetture cioè che affiancano il motore elettrico al motore termico e che permettono perciò di avere una maggiore autonomia a un minor risparmio. In poche parole, un'auto a benzina che mediamente consuma, a seconda del suo utilizzo, l'8-10%, con questo sistema consuma solamente il 3-4%. Allora io dico, perché non cercare di incentivare questi veicoli? E proprio in questa direzione va l'intervento di Michele Dalla Piccola, un intervento di modifica all'attuale legge in campo energetico che introduce, accanto alle agevolazioni già previste, incentivi sull'acquisto di vetture ecocompatibili. Oltre a quanto apprezzabilmente inserito nella finanziaria, cioè la riduzione e l'esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni di vita del veicolo, io direi che è forse il caso di pensare a un'esenzione dal bollo nella vita di funzionamento del veicolo, ma naturalmente poi anche un incentivo effettivo all'acquisto del veicolo stesso, visto che questi automezzi hanno dei costi di costruzione mediamente del 15-20% superiori a veicoli con analoga potenza, e quindi questo gap può essere un deterrente per quanto riguarda il loro acquisto, unitamente al fatto che si può pensare abbiano anche dei problemi di funzionamento insiti nel fatto che sono dotati di numerosi congegni supplementari rispetto ai veicoli tradizionali. Forse ci saranno delle obiezioni su delle minori prestazioni di questi veicoli rispetto a quelli tradizionali. Cosa risponde? Ma assolutamente no. Ripeto, effettivamente può sollevare perplessità il fatto che siano veicoli così complicati, ma addirittura abbiamo adesso sul mercato tra breve un veicolo, ad esempio il cosiddetto raggio di azione aumentato, che ha dei motori elettrici che fanno funzionare il veicolo e ha una cilindrata di 1.400 a benzina, ma ha delle prestazioni di un analogo 2.000 a benzina. Chi abita in città lo sa molto bene. Trovare parcheggio a volte è davvero un'impresa, soprattutto in prossimità delle aree maggiormente frequentate. Un problema, quello dei parcheggi, che ha risvolti seri anche sul piano del traffico e della qualità di vita dei nostri centri abitati. Un problema per il quale si intravede la soluzione dei parcheggi pertinenziali. Si chiamano parcheggi pertinenziali e sono dei posti auto o dei veri e propri garage di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, costruiti nel sottosuolo delle stesse oppure in altre aree, anche pubbliche, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Obiettivo del comune, che ne consente la realizzazione, quello di migliorare la viabilità eliminando il più possibile il traffico e riqualificando gli spazi urbani. Vantaggio del privato, che lo acquista, dotare l'immobile di uno spazio parcheggio altrimenti inesistente, spendendo una cifra assai vantaggiosa rispetto ai valori fissati dal mercato. I parcheggi pertinenziali sono dei parcheggi che sono costruiti a servizio di abitazioni in una determinata area, che può essere un'area centrale storica piuttosto che altre aree delle città o dei nostri paesi, appunto pertinenza, quindi c'è l'aggancio con un'abitazione
e quindi il garage o il posto auto viene appunto portato a servizio di un'unità abitativa, quindi la pertinenza in questo senso intesa. Va precisato che il privato ottiene la proprietà esclusiva del posto auto per un tempo pari a 90 anni e che il parcheggio, che diventa di pertinenza esclusiva dell'immobile secondo un vincolo intavolato, non può essere venduto disgiuntamente dallo stesso. Il disegno di legge fa appunto chiarezza dicendo che è possibile effettivamente dare questi terreni pubblici, queste strade, queste piazze o altri terreni che si possono indicare per costruire questi parcheggi pertinenziali, dandoli appunto in concessione, quindi il riferimento è appunto a un atto tra il comune o l'ente pubblico, comunque i privati cittadini, come dicevo prima, che si organizzano in cooperative, che possono usufruire di questi terreni, chiaramente con dei canoni di concessione interessanti per abbattere il costo complessivo dell'opera, e poi sia il privato stesso, la cooperativa o chi sarà poi il destinatario della concessione, che si fa l'appalto, costruisce il parcheggio come crede, facendo i posti auto necessari. E ci spostiamo ora a Palazzo Trentini, la sede istituzionale del Consiglio Provinciale, uno splendido palazzo del Settecento nel cuore della città di Trento che abbiamo visitato per voi. Vediamolo. Quando si pensa al Consiglio Provinciale, viene naturale immaginare le ampie tribune dove si svolgono le sedute dell'Assemblea Legislativa. Forse non tutti sanno però che la sede istituzionale del Consiglio è un palazzo che fu dimora di una delle famiglie aristocratiche più in vista del Settecento trentino. Dall'ormai lontano 1988, quando fu restituito al suo antico splendore, Palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento, è la casa dell'autonomia. Il padre di quest'opera architettonica è Ignazio Trentini, che a metà del Settecento, per celebrare l'ascesa della famiglia, volle costruire questa prestigiosa dimora. L'autore del progetto di questo edificio barocco è a tutt'oggi sconosciuto, anche se il curatore del restauro, Michelangelo Lupo, lo individua in un ristretto gruppo di architetti locali influenzati dal grande maestro del barocco Andrea Pozzo. Del resto, la Trento del Settecento, piccola capitale del Principato Vescovile ormai in declino, era però ben inserita nel giro della cultura che allora contava da Roma a Vienna. Ad accogliere il visitatore, nell'androne barocco che ricorda quello di Palazzo Barberini a Roma, il busto rinascimentale di Marco Aurelio, che sembra indicare la strada verso lo scalone, eccezionale per dimensioni e luminosità, che conduce alle sale affrescate. La Sala dell'Aurora, sala di rappresentanza della famiglia, ora luogo di accoglienza per convegni e conferenze, affrescata da Orlando Fattori, riproduce l'allegoria dell'ascesa della famiglia Trentini. La Sala della Giustizia e della Pace, col prezioso tondo che raffigura il trionfo della pace e della giustizia sulla guerra, anticipa quella luminosa e caratterizzata dalla splendida stufa, che prende il nome da un altro fresco, che riproduce l'innocenza e l'inganno. All'ultimo piano, la Sala della Folgore, ci prepara quello splendido esempio di Rococò, che è la Sala della Virtù e dell'Onore, che si apre sontuosa su quella che era probabilmente la camera da letto di Anna e Sigismondo Trentini. La Sala del Giudizio di Paride, considerata la gemma del palazzo. Da qui, da una segreta quasi invisibile, si poteva osservare non visti chi saliva o scendeva le scale, in quello che oggi ci sembra essere l'antenato del più moderno videocitofono. Sempre al terzo piano, la sala affrescata da Giorgio Anselmi riproduce l'allegoria di Zeffiro e sua moglie Flora, mentre scendendo è lo stesso Anselmi a firmare le sale del tempo e della verità e la sala della scienza. Queste le stanze principali. Ma Palazzo Trentini, questo gioiello ritrovato, è soprattutto un luogo di lavoro, dove le leggi prendono forma. Nei tre piani che si sviluppano in senso orizzontale oltre la pianta del palazzo, vi lavorano quotidianamente quasi 80 persone. Ed è anche un luogo dove si promuove la cultura. Molte le mostre ospitate al piano terra, dove trova posto una permanente sulla storia della gente trentina, di Otmar Winkler. Fitto il calendario di visite guidate. In questo contesto, oltre agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, visitano il palazzo circa 7.500 persone all'anno,
tra circoli anziani e università della terza età. Un palazzo che è aperto al pubblico tutti i sabati, dalle 9 alle 12. Palazzo Trentini è un grande patrimonio della comunità trentina. È aperto a tutti i cittadini trentini, a tutta la comunità, pertanto venite a trovarci. Siamo in chiusura. Come al solito vi rinnovo l'appuntamento all'ultimo giovedì di ogni mese con Password e le informazioni dal Consiglio Provinciale. Vi ringrazio dell'ascolto, arrivederci.